Ancora insieme l'ultima parte di Buongiorno con noi, vi ricordo l'ospite di questa mattina, Umberto Celi, proprietario delle Mac Industries. Prima di tornare a parlare di ciò che stanno facendo, magari anche del futuro, quali sono le prospettive di questa azienda di Mugnano, vediamo la prima pagina di Repubblica, in primo piano la vicenda di Genova, la rivolta, via il sindaco Renzi che dice vi aiuteremo, barricate di protesta, insulti a Doria, ma il primo cittadino afferma non mollo. Grillo da Roma, fermiamo la peste rossa, domani tutti a spalare, e il premier no alle passerelle, quindi lui ha detto che non andrà a Genova, 2 miliardi ha annunciato per il dissesto. Poi questa foto di tanti giovani, tante persone arrivate un po' da tutta Italia, vengono definiti gli angeli del fango. E poi una foto un pochino più piccola, nuovo contagio, l'America trema, si parla dell'Ebola, violati i protocolli, allarme di Obama, si è contagiata una delle infermiere che aveva assistito il paziente cosiddetto zero, quello che ha portato l'Ebola nel Texas. E poi tasse e multe, 70 miliardi a rischio, denuncia della Corte dei Conti, ecco i soldi non incassati da regioni e comuni, sono appunto soldi che non sono riusciti ad arrivare nelle casseforti del comune perché appunto non sono state mai riscosse. A proposito di aziende, terremoto a Luxottica, il nuovo amministratore delegato si dimette, una dynasty familiare per la successione. Cavatorta non ha gradito l'invadenza di un consulente di fiducia di Leonardo Del Vecchio e di sua moglie Nicoletta, che non nasconde le proprie ambizioni. Dunque in queste ore si parla molto di ciò che sta accadendo in casa Luxottica. Fra l'altro oggi è anche una giornata importante dal punto di vista finanziario, perché la prima giornata verrà quotata in borsa la nuova società creata da Fiat e da Chrysler, dunque oggi entrerà in borsa, c'è grande aspettativa. È presto per vedere in borsa Mac Industries, no? Sì, è decisamente presto. Vabbè, qui non le chiedo nulla su Luxottica, non credo, insomma, vabbè, perché sennò poi sarebbe gossip, no? Non ci sono altri elementi. Si parla dell'Ebola, appunto, negli Stati Uniti, a pagina 17 di Repubblica, così come richiamato in prima pagina. Ebola curò il paziente zero, contagiata un'infermiera, anche altri sono a rischio. Nuovo caso a Dallas, violato il protocollo di sicurezza. C'è un test che verrà fatto per i familiari e i medici. E in questo stato americano dilaga la paura. C'è un'intervista con un epidemiologo che dice ci saranno nuovi malati, ma in Occidente il virus si fermerà. Questa è un'intervista realizzata appunto con un esperto, Adriano Lazzarin, primario al San Raffaele di Milano, e speriamo che davvero abbia ragione. Siamo alle notizie sportive, cominciamo da ciò che sta accadendo in casa lucchese, il QS, l'inserto sportivo della Nazione, che dice Pantera, le urla del silenzio. Mentre squadra e società tacciono, l'ennesima sconfitta evidenzia l'assenza di un bomber. La dirigenza dovrà prenderne atto, scrive Emiliano Pellegrini, e al mercato di gennaio fornire a Pagliuca il centravanti. Ovviamente appunto si può parlare in qualche maniera di crisi in casa rossonera. E poi le buone notizie arrivano dal mondo del rally. Andreucci sull'otto volante, il pilota garfagnino entra nella leggenda con il nuovo titolo italiano. Ha vinto il Due Valli in questo weekend, il pilota di Castelnuovo, e dunque è il nuovo campione per l'ottava volta tricolore del rally. Sempre per quanto riguarda le notizie che arrivano dal nostro territorio, dalla provincia di Lucca, il basket, la Gesam si salva solo la Pedersen, contro Schio una squadra al di sotto delle attese. Qui ci sono le pagelle di Antonio Piscitelli proprio sulla prestazione della Gesam contro Schio sabato al Pala Tagliate. Per concludere con le notizie che arrivano appunto dal nostro territorio, riecco lo Sparviero, a 44 anni torna a gonfiare la rete. Il super bomber Alberto Francesconi si era ritirato nel 2012, con lui il Bagno di Lucca rimonta contro la Lunigiana. È proprio un gol ieri di Alberto Francesconi, ha riaperto i conti, l'1-1 firmato
dallo Spalviero, così viene da tanto tempo definito, e poi il Bagno di Lucca che ha vinto per 2-1. Abbiamo visto calcio, basket, motori, allora chiedo a Umberto Celli quali fra questi sport preferisce. Ah, l'amore è il basket, ma anche il calcio, sì. L'amore d'infanzia è il basket, sì. Sì, sì, sì. Da Milano ricordo grandi pomeriggi a vedere l'Olimpia e poi il Milan, insomma, io sono milanista. Questo appunto e l'avevo quindi, scoperto prima, sì. fra una pubblicità e l'altra, infatti ho anche accennato a Celli che la prima pagina della Gazzetta era proprio dedicata al Milan, con un'intervista della Gazzetta Berlusconi che dice: tornerà il grande Milan, la squadra è da 7, Inzaghi però merita 8, l'Europa obiettivo stagionale, ma il sogno è la finale di Champions di Milano 2016. Se lei dovesse dare un voto alla prima parte di stagione del Milan? Che voto dare? 6. 6. 6 forse. 6 e mezzo forse, insomma, per l'impegno che ci stanno mettendo, per Inzaghi che nonostante non abbia una squadra o degli elementi così forti, ha fatto qualche buon risultato. Speriamo che il nostro presidente gli dedichi un po' più di tempo, un po' più di denaro e faccia una grande squadra. Anche perché purtroppo, ce n'è bisogno, no? Mentre, sì, il calcio italiano insomma, è cambiato negli ultimi anni, è comunque inferiore rispetto a altri. Lei ha mai pensato, oppure non so, c'è un sogno nel cassetto che un giorno potrebbe spingerla a essere coinvolto in qualche società sportiva? Magari lo è già stato, non lo so io. No, mai. Come imprenditore, no? Non è un sogno nel cassetto perché sono attività così difficili e così strane che richiederebbero uno studio approfondito. Però chi lo sa, insomma, non si sa. Preferisce al momento andare a vedere le partite di calcio? Per ora le guardo, sì, per ora le guardo. E fra l'altro, a proposito di calcio, questa sera vi ricordo c'è la nazionale che gioca contro Malta alle 20:45. Sembra che Conte abbia deciso di rivoluzionare l'Italia, ovvero di lanciare Pellè in attacco, poi c'è anche la tentazione di Verratti, Pirlo a riposo, spazio al giovane regista, appunto a Verratti. Sempre in prima pagina si parla della vittoria di Marquez in Giappone, lo spagnolo conquista il titolo, il Gran Premio è andato a Lorenzo, quindi insomma il motomondiale è finito come era prevedibile. Per quanto riguarda i motori, Hamilton allunga, la Mercedes regina, la Ferrari invece è lontanissima. Dopo le tante pagine, il tanto spazio dedicato alla pallavolo, dopo che ha perso anche il terzo e quarto posto, la Gazzetta relega proprio in un angolino microscopico. Insomma, è la verità, non sto facendo nulla di. Non sto criticando la Gazzetta, ma sto solamente mettendo in evidenza. In prima pagina, le azzurre restano anche senza bronzo, Stati Uniti in trionfo, il mondiale a Milano, appunto le azzurre battute anche nella finale terzo e quarto posto, comunque davvero positiva l'avventura delle azzurre ai mondiali. All'interno della Gazzetta, ampio spazio alla vittoria di Paolo Andreucci, è il solito Andreucci, così titola la Gazzetta, gara e titolo, il toscano della Peugeot vince il Due Valli e l'ottavo tricolore. Che stagione, basso scandalo a testa alta, davvero fino all'ultima curva è stata in bilico questa stagione del campionato italiano rally. E poi doverosa davvero questa bella pagina dedicata a Zanardi, Ironman Zanardi, Alex senza limiti, ora sogno lo spazio, è Indianapolis, supera la tripla fatica delle Hawaii e rilancia, posso pure battere i professionisti normodotati. Davvero incredibile questo atleta, 47 anni, che non finisce mai di stupire. Ha seguito per caso un po' di pallavolo in questi giorni? Sì, 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 un pochino sì. Peccato. Però sembra l'inizio anche questo di un gran progetto. E io credo che faranno veramente bene queste italiane della pallavolo. Senta, lei ha parlato di progetti, no? Anche adesso in ambito sportivo, aveva cominciato la trasmissione proprio parlando di progetto per quanto riguarda la sua industria, la sua azienda. Che cosa c'è nel futuro? Perché lei aveva accennato già all'inizio, non ci fermiamo nemmeno per quanto riguarda il lavoro, stiamo
vedendo, insomma, se possiamo assumere anche nuove persone, è qua che va la direzione? Sì, nel futuro c'è sicuramente lo sviluppo dei reparti. Noi abbiamo un reparto che è il carbonio, che è un reparto al quale facciamo particolare attenzione e soprattutto che riscuote particolare attenzione da parte dei mercati. Produciamo rulli in carbonio per l'industria cartaria, riteniamo che sia un materiale che verrà sempre più utilizzato e per le qualità superiori rispetto ai metalli, e quindi su questo punteremo molto anche nel farci conoscere, quindi cercare di continuare a allargare la presenza e aumentare le posizioni nei mercati dove operiamo e ovviamente, insomma, valutando le opportunità e seguendo i progetti. Sono progetti cadenzati, nel senso, non so, da 2 a 3 anni? Sì, oggi è difficile con un'impresa fare progetti che siano più lunghi dei 2 o 3 anni. Quando si fa un business plan si fa per 3 anni e poi si valutano i problemi e le opportunità, appunto, che intervengono in questo periodo. Non si naviga a vista, ovviamente, però, insomma, nel proseguo, nel percorso, nel andare avanti con l'attività, spesso capitano molte opportunità che non erano nel progetto. Mm-hmm. E quindi vanno sapute cogliere, bisogna essere pronti, elastici e organizzati per poterle cogliere. Io la ringrazio per essere stato con noi questa mattina, per aver parlato della sua azienda, e magari se qualche altro imprenditore ci ha visto, se magari attraversa anche un momento di difficoltà, perché no, potrebbe risollevarsi, no? Sì. Lei immagino conosca anche degli imprenditori che sono un pochino più in difficoltà rispetto a lei, e scambiandosi le conoscenze, le esperienze, uno può anche rilanciare verissimo, le proprie ambizioni. Verissimo, ce ne sono di aziende in difficoltà, è molto importante anche, come diceva lei, il confronto fra le aziende, lo scambio culturale fra le aziende e magari anche trovare quelle sinergie che permettono alle aziende in difficoltà di trovare nuovi spazi e di realizzarsi. Grazie, in bocca al lupo. Grazie e complimenti, soprattutto Grazie. Appunto per aver salvaguardato tanti posti di lavoro e per aver lanciato nuove prospettive per altre persone. Grazie davvero. Grazie a voi per averci seguito, termina qui Buongiorno con noi. Se volete, l'informazione su Noi TV continua, pochi istanti di pubblicità e poi l'edizione del TG Noi.